Ciao Giorgio, come stai? Sì, io sto bene tu. Tra l'altro, colgo l'occasione che mi hai chiamato, perché io assisto sempre con grandissimo piacere a una trasmissione su Rai 1 che è intitolata Verdetto Finale. Ed una trasmissione di una intelligenza enorme, perché c'è un avvicendarsi di casi umani, cioè si parte sempre da una causa che una persona apre nei confronti di un'altra, una causa giudiziaria. Ovviamente si tratta di attori, ma di attori bravissimi che si immedesimano in maniera incredibile nella parte. La tematica è una tematica di altissimo livello esistenziale, e all'interno di questa poi ci sono delle discussioni, ci sono delle persone, degli opinionisti che vengono citati, che vengono presi in considerazione, che fanno delle considerazioni, devo dire, veramente ad altissimo livello, e poi alla fine c'è un giudizio finale emesso da una giuria sulla base degli interventi di due avvocati, peraltro bravissimi, i quali sostengono le questioni dal punto di vista giuridico. Quindi è un assieme di fattori che fa vedere esattamente come la società non sia composta soltanto da rivalità o conflittualità intra o extrafamiliari o sociali, ma da un complesso di fattori che si intersecano l'uno all'altro. Allora, la cosa bella è che quello che prospetta questa trasmissione è evidentemente una società ideale dove le persone si confrontano sulla base soprattutto di opinioni, come dicevo, di carattere sociologico, psicologico, politico anche, eccetera. Quello che mi stupisce è come sia possibile in un paese come il nostro mettere in piedi rappresentazioni di questo tipo, laddove poi ci confrontiamo con una società che è in prevalenza composta da gente infantile, che ha rapporti infantili, che ha reazioni di carattere infantile, istintuale. Questo io ritengo che sia uno degli aspetti più significativi e più importanti della, come dire, della rottura che c'è nella società contemporanea tra quello che dovrebbe essere e quello che in realtà è. Allora, non voglio deluderti, ma questa volta sono abbastanza in contrasto con quello che hai appena detto, nel senso che sotto il punto di vista della cronaca che hai fatto non posso che essere d'accordo, perché hai esposto dei fatti, ma il mettere a nudo problemi sociali e sia sulla Rai sia su Mediaset fare dei programmi in cui fa vedere che c'è una giustizia che funziona, perché l'immagine che esce fuori da questi programmi è che c'è una società rizzosa, che la giustizia c'è, è presente, funziona e ti dà il verdetto subito, non è altro che l'ennesima propaganda per creare un'idea sbagliata della giustizia. Beh, ma comunque, anche se fai vedere quello che dovrebbe essere, anche se fai vedere quello che dovrebbe essere, è importante come denuncia, no? Perché appena esci fuori, soprattutto sul civile, perché quelle sono tutte cause civili, appena esci fuori sul civile tu hai cause che vanno avanti da 10 a 15 anni, quindi è proprio il paradosso più assurdo, è come la conferenza della Emma Bonino che va a parlare delle esecuzioni capitali, la Emma Bonino, no?
che è filo sionista, che appoggia l'America, che va a pagare i tagliagola in giro per il mondo, va a fare una conferenza, capito, sulle pene capitali. Ma chiuso questo discorso. Ma quella è una palese sopraffazione, no? È una palese falsificazione, sopraffazione di una società che è appunto quello che ti sottolineavo. Giorgio, anche quei programmi. Anche quei programmi che mi hai citato tu sono una palese falsificazione di una società che non esiste. Quello è fiction. Sì, pura. Ma è chiaro, okay. Ma non è che questi vogliono far vedere, che vogliono far vedere così com'è. Ti dicono come dovrebbe essere. Ah, comunque ti consiglio di vederla. C'è tutti i giorni, verso l'una e tre quarti, le due, su Rai 1. Ti consiglio di vederla perché effettivamente vale la pena di rendersene conto. Se non altro per capire come dovrebbe essere articolata la società. Grazie del consiglio, ma questa volta passo. Senti, invece prendo spunto da due conti correnti postali, sperando che... Sì. Ecco, allora il primo conto... Si vede, non si vede, sì. No, no, allora Potenza Divina d'Amore, Associazione Pubblica Laicale. Potenza Benissimo, Divina bene. D'Amore, Associazione Pubblica Laicale, opera dello Spirito Santo. Cioè questi li mandano... Perfetto. Li mandano ai vecchietti, perché questa gliel'ho sottratta a mia madre, per fottergli i soldi, ma come minimo proprio essere a usare un linguaggio pulito. Associazione pubblica laicale, cioè te lo dicono pure che è pubblica laicale, e scrivono, e scrivono, vediamo se riesco a metterlo a favore di camera, eccolo qua, carissimi, per motivi fiscali, no? Vabbè, si legge poco. È stato aperto il nuovo conto corrente intestato a Potenza. E l'altro ti mai gliel'hanno sequestrato. Potenza Divina d'Amore. Dopo l'ennesima denuncia gliel'hanno sequestrato. Associazione Pubblica Laicale. Ma addirittura qui sul nome, cioè, ci sono fantasie pazzesche. Questa è l'opera di San Giuseppe. Questa è veramente eccezionale. Guarda, Pia Unione del Transito di San Giuseppe, non so se la leggi. L'ho letta. Falsificazione è intrinseca in questa società. Allora, poiché oggi noi ce ne rendiamo conto, perché loro utilizzano questi strumenti di prevaricazione, allora, immagina cosa era la società nel 600, nel 700 e nell'800, no, però, dove pullulavano queste organizzazioni delinquenziali. Guarda, io preferisco che tu, che è vecchietto, vecchietta, prendi i soldi, li porti al tuo parroco di campagna, al tuo parroco, che abbia un oratorio, che abbia una e glieli dai a lui, ti fai dire la messa, lasciamo perdere qui fede, non fede, un altro discorso, piuttosto che farti imbambolare da queste associazioni, cioè almeno fai economia locale. Sì, ma queste sono organizzazioni truffaldine, Queste sono comunque organizzazioni truffaldine. No, ma voi, non so se mi sono si intascono i soldi e basta. Qui io non sono contro la Chiesa, perché bisogna sempre stare attenti. Una Chiesa locale, lasciamo perdere fede, non fede, Dio, non Dio, Gesù, non Gesù. Una Chiesa locale che comunque fa collante sociale, che sta sul territorio, quella dovete finanziare. Non queste cose qua, no? Ripeto. Vabbè, senti, ti chiamavo, abbiamo fatto un preludio che non c'entra niente, comunque ti chiamavo perché... No, questi preludi c'entrano sempre, perché la società è complessa e all'interno delle problematiche sociali, ecco perché io ho parlato bene di quella trasmissione, perché c'è tutto in quella trasmissione, c'è la cultura, c'è l'interpretazione sociologica e c'è la giustizia, cioè c'è la legge e l'interpretazione comunque della legge. Tu mi dici giustamente è una situazione ideale, certo, non è la realtà italiana, però bisogna ogni tanto far vedere qual è la realtà vera con la quale dobbiamo confrontarci. Giorgio,
Non mi fare tornare sull'argomento. Per quanto il prodotto sia confezionato bene, i contenuti siano ideali, il meccanismo che c'è dietro è deleterio, perché fa passare l'immagine di una giustizia che non esiste. Ma tu credi che c'è? Ma lascia stare, non voglio entrare in questo discorso. Ma io no, ti rispondo, perché queste sono cose che noi dobbiamo dire ai nostri amici. Allora, il 90% degli italiani continuano a ricorrere alla magistratura convinti di risolvere il problema nel giro di un anno o due anni, sì. Anche se poi va a finire dopo 30 anni con un nulla di fatto, però l'aspirazione naturale che c'è oggi, vado ai carabinieri, la cosa dice, ti denuncia ai carabinieri come se la denuncia ai carabinieri contasse qualcosa, è la stessa cosa. Senti, ma andiamo lo sanno nel vivo. Perfettamente come finisce, perché le statistiche nazionali sono quelle. Un magistrato italiano di oggi fa mediamente 18 sentenze all'anno, per il resto si gratta i coglioni, ma o fa politica. Stanno chiudendo i tribunali, li hanno ridotti, la riforma Severino ne ha chiusi una marea. Quando tu togli anche la presenza del tribunale, che è un monito, è una prevenzione, oltre che una protezione. Esattamente. Significa questo, vogliono il disordine sociale. Vuoi distruggere la giustizia. Loro confondono, esattamente. E lo dico fino alla noia, confondono. Siccome non funzionano e bisogna risparmiare, tagliamo. No, vai lì e li fai funzionare e li licenzi se non lavorano. È un altro discorso. È naturale. Questa mattina... io sto in Sicilia, perché a Roma non guardo la televisione perché non ce l'ho, però in Sicilia sono costretto a vederla per questioni religiose. Stavo su una rassegna stampa e a un certo punto sono saltato sulla sedia, perché non so quale giornale titolava "Bergoglio risponde a Eugenio Scalfari, all'ateo Eugenio Scalfari", che gli aveva chiesto se l'ateo pecca, non pecca, eccetera, eccetera. E nonché Bergoglio a un certo punto risponde: no, l'ateo, se rispondo, seguimi per un attimo perché il ragionamento è molto lungo e anche molto... direi... Ma è anche comune, è anche scontato. No, dico, all'interno di una certa logica. È molto complesso. Un po' in ricerca. Non è scontato. Quando si fa la ricerca. È scontato. Quando si fa la ricerca, no, tu poni una tesi anche azzardata per poi verificarla, no? Perché se tu ponessi tesi che non sono azzardate, la ricerca sarebbe ferma. Invece tu poni... Comunque io sono convinto che anche questa domanda e risposta siano state concordate, allora, a monte, molto tempo prima. Sentimi un attimo, no, ma per dare una chiave di lettura, non perché noi vogliamo dare la verità, ma una chiave di lettura. Allora, Bergoglio dice alla risposta di, alla domanda di Eugenio Scalfari: l'importante è che ognuno risponda alla propria coscienza, perché la coscienza sa cos'è il bene e cos'è il male. Io qui sono saltato sulla sedia, perché ho detto, questo Papa è uscito fuori di testa, praticamente ha dato la licenza di uccidere, e ora spieghiamo il perché. Cioè, dicendo questo, lui ha avallato a qualcuno di dire, ok, tu basta, segui la tua coscienza, puoi anche ammazzare. Ma spieghiamo un pochettino. E mettiamo un po' di notizie per capirci. Eugenio Scalfari scrive per Repubblica. E Repubblica sappiamo che è un organo di stampa, non della sinistra, della destra, è un organo di stampa di loro signori, che naturalmente hanno come strumento operativo in Italia la sinistra italiana. Questo lo sanno tutti, non è che lo devo dire io. Quella sinistra lì, in ogni caso, eh? Esatto, certo, assolutamente sì. No, questo per chiarire il quadro di quella risposta, Ora, chi è Bergoglio? Bergoglio è un gesuita. Io mi sarei... Ma avrei potuto accettare questa risposta da un papa
che viene fuori dai seminari della Chiesa Cattolica, da un Papa Francescano, ma non da un gesuita. Chi sono i gesuiti? I gesuiti sono stati fondati da Ignazio di Loyola, che era un maronita. Chi erano? Era un marrano. E bisogna capire chi erano i marrani. I marrani erano ebrei che si sono convertiti alla religione cristiana o per obbligo o perché qualcuno dice hanno sentito la chiamata vocazionale. Ora, conoscendo un po' il popolo ebraico, io non credo, ma come me tanti altri, non credo alla conversione vocazionale di un ebreo, non ci credo. Posso non credere, o è un obbligo credere alla conversione vocazionale di... Ma perché non ha senso in quel senso? Quelle persone non ha senso, no? La conversione ha un significato solo nel momento in cui tu passi da una struttura ideologicamente ben precisa e determinata ad un'altra. Siccome questo non esiste, perché non c'è in questa precedente struttura loro non hanno una religione fissa stabilita da specifici canoni, no? Certo. No? E quindi non ha assolutamente nessun significato. Ma ora fammi mettere tutte le dottrine del mosaico insieme, se no non si capisce dove voglio arrivare. Allora, Ignazio di Loyola, dicevo, era un marrano, ossia un ebreo convertito. Ora, noi sappiamo dal Talmud e da altri libri, tipo i protocolli di Sion, benché siano falsi, dove si dice che gli ebrei... Bisogna vedere se sono falsi, cioè qual è il concetto di falsità, cos'è falso? Una cosa è falsa nel momento che è smentita dai fatti, nel momento infatti la confermano non è falsa. Perfetto, però voglio dire, se uno conosce un pochettino il Talmud e un pochettino i protocolli di Sion, sanno perfettamente che c'è una loro legge, una loro pratica, che dice all'ebreo: fai l'attore, diventa quello che vuoi se devi ottenere qualcosa. Proprio glielo dice chiaramente, cioè se per ottenere qualcosa devi diventare cristiano, diventaci. Tanto dentro sarai sempre ebreo, l'ho semplificata. E loro sono grandi attori in questo senso. Ora, io non voglio dire che Ignazio di Loyola era un attore, ci mancherebbe altro. Però in questa frase, altro che attore. Nella frase di Bergoglio... Era un avventuriero, su. Ma se per questo Steiner glielo disse chiaro e tondo, dice: tu prima di andare a Roma a farti approvare eri andato sotto la montagna lì in Francia con i tuoi adepti, non i tuoi seguaci, i tuoi adepti, cioè gliel'ha detto, eri mezzo massone, insomma. Va bene, però certamente. Io non voglio entrare su quello che disse Steiner, però tipo, tornando a Ignazio di Loyola disse una frase pazzesca, perché nei suoi diari parlò di un serpente luminoso che lo illuminò. Però non voglio entrare in questo. Fondò i gesuiti. Quello che Anatole France ha scritto, Le serpent à plume, il serpente con le piume. Fondò i gesuiti. Fatto sta che questi gesuiti hanno avuto spazio in tutto il mondo, e qualcuno sostiene proprio perché c'era uno stretto legame con gli ebrei. Siccome gli ebrei tra di loro nel mondo si aiutano, soprattutto gli ebrei massoni, probabilmente ci furono stretti rapporti tra i gesuiti e gli ebrei, essendo Ignazio di Loyola un ex ebreo, ci furono degli aiuti. Ma voglio andare avanti, perché la frase di Bergoglio la dobbiamo tenere presente. Disse: fate appello alla vostra coscienza, smettila di mostrare sempre questa, poi ti chiederò cos'è. Disse: fate appello alla vostra... E che cos'è? Si vede, no? Eccolo qui.
il gran sacerdote che minaccia a Cristo, eccolo lì, no? Lo scontro di due culture e di due civiltà. Dai, fammi finire il ragionamento. Praticamente, Bergoglio dice, fate appello alla vostra coscienza, lei vi dirà cosa è bene e cosa è male. Ok, i gesuiti hanno preso in mano tutta quella che era la cultura e la formazione per secoli, tant'è vero che anche nella Santa Inquisizione c'erano loro, lo stesso Galileo Galilei è stato processato da alcuni gesuiti. No, da uno. San Roberto Bellarmine, il quale arrivò a un accordo che dobbiamo subire ancora noi oggi, no? Il famoso accordo di Bellarmino con Galileo, no? Sennò gli facevano fare la fine di Giordano Bruno. Sentimi il ragionamento. Quindi loro sanno perfettamente, e qui c'è un'altra frase chiave presa dai sacri testi dei gesuiti. La frase chiave dei gesuiti è questa: impadronitevi di un'anima a 7 anni e sarà vostra per tutta la vita. Allora, questa frase significa: sinite parvulos venire ad me. Lasciate che i bambini vengano a me. Gesù Cristo, ascoltami. Questa frase attribuita. Questa frase significa che loro sanno perfettamente che la coscienza si forma in quell'età. Che la coscienza si forma in quell'età. Quindi tu, Bergoglio, gesuita, sai perfettamente che fare appello alla coscienza per un'anima formata ha un significato. Ora, la domanda è la seguente. Cioè, tu hai fatto appello agli atei di fare appello alla loro coscienza, e gli atei sulla terra non hanno mai fatto guerre, al massimo le hanno fatte le religioni, Islam, cristianesimo, ebrei, ma non mai gli atei. Però tu fai appello agli atei di capire cos'è il bene e cos'è il male, e no, tu l'appello di cos'è il bene e cos'è il male non lo devi fare agli atei, lo devi fare alle religioni, non solo. È troppo semplice dire fare appello alle coscienze per capire, e la coscienza vi dirà cosa è bene e cosa è male, perché se il bambino a 7 anni, lo dice la pedagogia gesuita, prendete un bambino fino a 7 anni, la sua anima sarà vostra per tutta la vita. Se tu a un bambino, facciamo un esempio, dove in una cultura gli dici che tutte le altre razze sono inferiori e sono da ammazzare e le puoi utilizzare come pezzi di ricambio, perché gli puoi tirare il cuore se ti serve, perché sono schiavi, e gli insegni che è quella la coscienza, e gli insegni che quello è il bene, quello lo farà. Tu praticamente hai dato la licenza ad uccidere. Allora, o l'hai detto con troppo leggerezza, oppure hai dato conferma a qualcuno di qualcosa. Ho finito la mia polemica. Ma io ti sto chiedendo che cosa vuoi da me. Ma a questo punto ti chiedo che cosa vuoi da me. No, volevo capire da te se ho forzato nella mia lettura. Ti rispondo subito, e qui bisogna fare un distinguo estremamente importante, ci fa piacere di dirlo a noi, perché noi ci riteniamo al di fuori della problematica, pur conoscendone gli intimi movimenti. Allora, per far capire ai nostri amici e a quelli che ci seguono chi siamo noi e come la pensiamo noi, pigliamo un libro che è stato pubblicato nel lontano 1949 da una associazione che si chiama Studium Christi. Il libro è intitolato Scienza e Uomo, dove si sono confrontati umanisti, uomini di fede, uomini religiosi, cristiani, preti e grandi studiosi della natura, della struttura umana. Quindi tutta una faccenda che riguarda sempre
qualcosa che è all'interno della grande cultura cristiana, che nessuno nega, perché io me ne guarderei bene dal negare che il cristianesimo è comunque la continuità di un pensiero che si è elaborato molto, ma molto prima della storia e del mito cristiano, e che il pensiero ellenistico. In ogni caso, qui abbiamo un importante intervento fatto niente poco di meno che dal grande professore medico Nicola Pende, intitolato L'uomo e la natura. E il Gregorio Magno, precisa ed illumina il passo evangelico su ricordato. L'uomo ha qualcosa di ogni creatura. Egli ha in comune l'essere con le pietre, il vivere con le piante, il sentire con gli animali, il comprendere con gli angeli. Se dunque l'uomo ha in comune qualcosa con ogni creatura, l'uomo è in qualche modo vicino ad ogni creatura. Dunque l'Evangelo si predica ad ogni creatura. Qui c'è il grande pensiero francescano. Quando si predica al solo uomo, perché questi apprenda chiaramente che per lui furono create tutte le cose e da lui tutte le cose, per una certa similitudine, non sono estranee. Allora, tutte le cose sono state create per l'uomo non perché l'uomo lo utilizza come gli pare a lui, ma sono state create per l'uomo perché l'uomo è sintesi di tutte le cose. L'uomo deve percepire di essere sintesi di tutte le cose. Stai ben attento al distinguo che io voglio fare. Se risaliamo ancora più indietro, alle epoche precristiane, ecco una grande legge del padre della medicina, Ippocrate di Co, che alcuni secoli prima di Cristo, e quindi prima di Cristo, quindi prima delle formulazioni attribuite a Cristo, sintetizzando, come solo i veri geni sanno fare, le visioni filosofiche cosmiche dei sapienti greco-italici, alla cui scuola egli certo aveva attinto, proclama consensus unus, conspiratio una, consententia omnia. E questo è il fondamento perenne, non solo di tutta la biologia e della medicina, della scienza biologica, psicologica dell'uomo, ma di ogni più sana filosofia che faccia centro, come dovrebbe, delle proprie speculazioni, l'uomo come ente, come esistente e come coesistente, l'uomo come io che pone a sé il problema dell'uomo come parte di un tutto e in un tutto. Consensus unus è il concetto dell'ordine meraviglioso che lega tutte le cose dell'universo in un tutto armonico. Conspiratio una è il biologo vitalista che vede il tutto animato da una forza intelligente per cui tutte le parti conspirano a raggiungere un fine. Consentientia omnia è la solidarietà di tutte le parti coordinate e cospiranti nel reagire a qualsiasi eventuale causa di mutamento, di squilibrio, di disordine. Quest'ultimo concetto è il più strettamente medico-ippocratico che noi oggi applichiamo alla malattia, ma è anche la stessa legge cosmica contro la variazione, collegabile forse col principio di azione e reazione insegnatoci dalla fisica, risentito dall'organico al pari dell'inorganico, sebbene con effetti disparatissimi, ma sempre esprimenti la tendenza universale al divenire. E questa è una frase di Cipriani. Nel grande di Co, cioè Ippocrate, v'è così il fisico dell'ordine cosmico, il filosofo biologo panvitalistico, il medico della unità di reazione di tutte le parti in caso di cause squilibriatrici e che tendono a variare l'ordine e l'equilibrio delle leggi naturali. Se c'è un qualcosa che io posso assimilare a una filosofia totale della vita, è questo che ha scritto il grande, non a caso, il grande medico Nicola Pende, non a caso messo al bando nella società attuale materialista e asservita ad interessi particolari. Però è quello che, al quale noi facciamo riferimento. Giorgio, io però ti vorrei... Noi siamo quelli che ragioniamo così. Ti volevo riportare un attimino alla riflessione di prima, perché tu qua hai ampliato... Arriviamo e... quello.
hai ampliato. Arriviamo anche a quello, perché io devo dire da quale premessa parto, perché sennò non capiscono i nostri amici qual è la nostra posizione. Io mi aspetto. Sennò ci prendono per integralisti cattolici, cosa che non siamo. Io mi aspetto da un Papa che eserciti la sua autorità e dica a lui cosa è bene e cosa è male. Non deve dire appellati alla tua coscienza e fattelo dire dalla tua coscienza, perché ti stai tu distruggendo come autorità, ti stai secolarizzando, ti stai laicizzando. Esattamente. Stai andando verso un New Age, ti stai rendendo un Pol Pot, un Papa. Esattamente, questo è il punto cardine, eccolo qui. Un Papa che dice appellati alla tua coscienza è un Papa rischioso, perché stai dando la licenza di uccidere. Tu che sai perfettamente che si crea la coscienza, si forma in età adolescenziale, e lo dicono gli stessi gesuiti, che prenditi un'anima fino a 7 anni e sarà tua per tutta la vita. Non a caso, dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla sinistra fu dato ordine di prendersi la formazione e la cultura in Italia proprio per determinare le coscienze della gente. Io non so se riesco, allora, a farti passare, no, tu l'hai detto, il mio dolore. L'hai detto in maniera molto chiara, però tu hai espresso una tua esigenza nei confronti del Papa, cosa che tu non dovresti fare. Perché? Perché noi siamo di là. Io ho detto qual è il nostro pensiero e a chi noi andiamo a identificarci. Potrei anche dire che ai nostri amici, leggetevi tanti libri, perché ci sono, si trovano i libri dell'antica saggezza indiana, i versi aurei di Pitagora sono facilmente reperibili, quello che hanno detto ad esempio gli indiani delle grandi praterie in relazione alla loro concezione del gran Dio. Quindi, attenzione, noi ci troviamo in questo momento di fronte a un caso particolare. Io non a caso ho fatto vedere più di una volta questo libro, questa rivista, perché proprio in questo numero di questa rivista, che è una rivista del luglio 2004, si denuncia in maniera evidentissima il ruolo e la funzione di certe organizzazioni, che sono state anche descritte in un libro che ho raccolto qui, di Le armate del Papa, Focolarini, Neocatecumenali, Comunione e Liberazione, i segreti delle misteriosi potente sette cattoliche. Tutte queste sette sono appunto sette, si muovono e agiscono come sette, ma nell'ambito di che cosa? Nell'ambito di un relativismo culturale e religioso che è alla base dello sgretolamento del potere papale, perché nel momento in cui, come tu hai sottolineato, il Papa accetta il relativismo individualista, come ha dimostrato in questa sua dichiarazione, il Papa abdica definitivamente dal ruolo che lui stesso ha accettato nel momento in cui ha accettato l'incarico di Papa. È chiaro, no? Se vi spiego, ripeto, noi ci muoviamo da posizioni completamente fuori, altre, perché riconosciamo in questo cristianesimo una visione assolutamente limitata e parziale di quella che è la visione nostra del mondo, che abbiamo descritto, peraltro, e leggendo un intervento avvenuto negli anni 60 in un convegno peraltro organizzato da ambienti cattolici. Però noi stiamo su quella linea, perché quella è la nostra linea. E noi riconosciamo una domanda? Posso farti una domanda? Come? Quella frase, secondo te, è retorica la domanda, però è venuta fuori da un'ingenuità? Oppure era un messaggio specifico per qualcuno?
oppure era, come dicevi tu, magari un qualche cosa di concordato, perché per me è molto grave che un papa dica queste cose. È un papa che abdica sostanzialmente. Allora, il papa è un papa che ha abdicato sostanzialmente al magistero, è fuori discussione. Tant'è vero che una delle grandi polemiche che emarginarono Ratzinger dall'ambiente in cui lui viveva, che era un ambiente ormai dominato dal Vaticano II, da Maritain, da tutti questi pensatori, tutti questi personaggi che hanno operato anno dopo anno all'interno della Chiesa fino al Vaticano II, io ne parlo sempre da persona estranea. Io non sono un cattolico fondamentalista, per cui di queste cose le vedo nell'ottica di una persona estranea che si rende conto come con una sempre maggiore velocità quelle forze si stanno allontanando da quello che erano i loro principi. Io sarei sempre stato contrario. Io non mi sarei battuto contro una Chiesa fatta da inquisitori, ma oggi quella Chiesa lì abdica anche, come avevo detto prima, ai principi fondamentali istitutivi di un messaggio che deve essere un magistero. Cioè il magistero consiste in uno che ti dice: guarda, in queste situazioni devi risolvere così, perché io dico così. Se non ti va bene, ci sono tante altre scelte, ma la mia scelta è questa. Quando il primo che deve dire questa è la mia scelta, questa è la dottrina, risponde un intervento sicuramente concordato, che quello su cui lui si riferisce è la libertà di coscienza individuale, è uno che rinuncia e abdica al suo magistero, secondo i principi dettati, e lo ripeto, da un'operazione subdola. Scusa Giorgio, subdola, io... portata avanti fino a oggi. Io insisto su questa cosa. Io insisto su questa cosa. Jacques e Raissa Maritain, aspetta, eccoli lì, stanno tutti qui. C'è anche Charles Péguy messo in mezzo. Sono tutte queste persone. C'è il cardinal Walter Kasper, tutta gente operativa all'interno del Vaticano II, che ha poi portato a tutta una serie di prese di posizione anche da parte di Wojtyla, e come avevo detto ha contrastato in tutte le maniere il tentativo, l'unico tentativo serio portato avanti da Ratzinger, che è quello di combattere contro il relativismo morale che deriva direttamente dal relativismo religioso. Che col Concilio Vaticano II la Chiesa si sia massonizzata e in qualche maniera massonizzata con la peggiore massoneria, questo ormai lo dicono in tanti. Probabilmente Ratzinger è stato fatto fuori perché voleva mettere i puntini sulle i e dire: oh, noi siamo Santa Romana Chiesa, e invece qualcuno... Infatti. E invece qualcuno gli ha detto: no, tu non sei più Santa Romana Chiesa, tu stai ai nostri ordini. Però io insisto sull'aspetto... L'hanno messo in un cantone accusandolo delle peggio cose, oltretutto, e responsabilizzandolo di cose che sicuramente lui non aveva fatto, ma siccome lui ha accettato l'incarico e il ruolo di Papa, il Papa è responsabile di tutto quello che si fa all'interno di quella congrega, quindi praticamente se l'è dovuta prendere. È un peso, è una croce che si è dovuta assumere. Tu poi tornerai a citarci i tuoi libri, però io insisto su questo passaggio perché vorrei che fosse veramente chiaro per chi ci ascolta. Cioè tu stai parlando agli atei dicendogli: fate appello alla vostra coscienza, la vostra coscienza vi dirà cosa è bene e cosa è male. Ma a un bambino che è cresciuto nei peggiori quartieri di Napoli, non dico Napoli perché sennò poi i napoletani si arrabbiano e dice: citate luoghi come di Palermo, di Bari, di Milano, di Bangkok, di New York, di Boston, non mi interessa, ma uno che si è fatto la coscienza di Gerusalemme, siamo
se uno che si è creato quella coscienza lì, dove è stato cresciuto con l'odio per l'altro, e lui è stato cresciuto e gli hanno detto, guarda, che è cosa buona uccidere quello che sta dall'altra parte di quel muro, da quella parte di quella rete, è cosa buona, questo è il bene del nostro popolo. Tu non puoi dirgli a quel signore, perché ti sei rivolto agli atei, ma se siamo tutti uguali, se tutti abbiamo almeno nella matrice la stessa coscienza, tu ti sei rivolto a tutti come Papa, non ti sei rivolto solo agli atei. Quindi tu stai dicendo, senza indicare cos'è bene e cos'è male, appellati alla tua coscienza. Quindi quel bambino cresciuto nei peggiori sobborghi di tutto il mondo, compreso Gerusalemme, no? Compreso Gerusalemme. Che è il peggiore sobborgo dell'intero mondo. Compreso Gerusalemme, che ha una coscienza formata, che sa che il bene suo è uccidere quello che sta di là, tu non gli puoi dire appellati alla tua coscienza e ti dirà cosa è bene sì, e cosa è male. Sì, però tu a questo punto, invece di fare una diagnosi, fai un'accusa, una reprimenda a uno che sa esattamente quello che fa. Allora, questo io te lo contesto, tu devi fare una diagnosi, devi vedere quello che succede, vedere quali sono le premesse che io ti ho molto rapidamente descritto e poi dire tu vuoi la tua distruzione, tu vuoi la tua fine, però non puoi andargli a dire e andarlo a, come dire, a incolpare del relativismo. Il relativismo è un punto di arrivo di qualcosa che si sta imputrescendo. Allora ti leggo qui una frase che io ritengo molto interessante. Nel 1986 Jean Madiran, che è uno studioso molto profondo di ciò che succede nel tema della Chiesa, ha svelato l'accordo segreto di Bea Roncalli con i dirigenti ebrei Isaac Goldman, citando due articoli di Lazar Landau su Tribune Juive numero 903 gennaio 1986 e numero 1001 dicembre 1987. Landau scrive: nell'inverno del 1962 i dirigenti ebrei ricevevano in segreto nel sottosuolo della sinagoga di Strasburgo un inviato del Papa, il padre domenicano Yves Congar, incaricato da Bea e Roncalli di chiedersi ciò che ci aspettavamo dalla Chiesa Cattolica alla vigilia del Concilio. La nostra completa riabilitazione fu la risposta. In un sottosuolo segreto della sinagoga di Strasburgo, la dottrina della Chiesa aveva conosciuto realmente una mutazione sostanziale. Perché? Perché è lì che nasce il relativismo religioso, perché nel momento in cui una dottrina che si è sostanziata per 2000 anni nel mito, perché noi diciamo che il cristianesimo è un mito fondamentale di uno scontro, perché i Vangeli raccontano uno scontro che c'è stato in atto all'epoca in cui il pensiero spiritualizzato del neoplatonismo si è scontrato con una prassi di Stato basata sul potere degli usurai e dei mercanti del Tempio. Sai cosa significa la parola mercanti del Tempio? Significa che questi hanno fatto della mercanzia una religione. Nel caso specifico, il Cristo, questo personaggio mitologico che in questo scontro soccombe, ha dato però vita a una Chiesa che si basava su questi principi fondamentali. Questi principi fondamentali sono stati scardinati per opera di tutta una serie di personaggi, di cui ho detto alcuni nomi, tra cui soprattutto Jacques Maritain, i quali sono stati all'origine del relativismo culturale, religioso, ideologico. Ecco che ora arriviamo a un Papa gesuita che nella sintesi pratica, come sono i gesuiti, come hanno sempre fatto i gesuiti, della dottrina cristiana, applica attraverso una
dialettica concordata con uno esponente di spicco del pensiero relativistico italiano, come ha dimostrato non solo con la sua direzione di quel giornale, ma con una sua autobiografia in cui dimostra chiaramente di essere un esponente del relativismo culturale e religioso, ha trovato un accordo sulla base del fatto che la Chiesa dice fai quello che ti pare. E questo è il principio. Lì scompare il magistero. Immagina un medico che viene chiamato al letto di un paziente, il quale chiede al medico la soluzione dei suoi problemi, cioè una medicina, una cura, potrebbe dare anche una cura cappata per aria. Però il paziente al medico chiede la cura e quando il medico dice arrangiati, è il medico che è scapitato. Non solo, non anche solo. Se forse al paziente gli ha fatto un favore, dato la medicina che c'è oggi in Italia. Non solo, ma questa affermazione di Bergoglio apre le porte allo gnosticismo. Cioè, tu mi stai... È vero, è gnostico, no, che agnosticismo, non gnosticismo. Agnosticismo. Perché a un certo punto... Io perché devo, se anche al di fuori della Chiesa io posso avere una salvezza, basta ascolto la mia coscienza, a questo punto non ha più senso che io segua la Chiesa, non ha più senso che io seguo... Ma non lo deve dire lui comunque, è quello che noi pensiamo. Noi ad esempio che siamo assolutamente ancorati in una visione unitaria dell'universo e sappiamo che quella è la nostra verità e quella è la nostra salvezza, ci rendiamo conto che questi personaggi che hanno comunque una visione molto più parziale della nostra si stanno bruciando. Ma io ripeto, questa frase a me suona come un messaggio criptico, cioè nel senso è stato un messaggio a chi doveva sentire, non so se mi spiego, un po' come quei messaggi che trasmetteva Radio Londra, no? E a un certo punto... È un messaggio per chi deve sentire e deve capire, perché non si spiega, ripeto, non si spiega dottrinalmente parlando, proprio tu stesso l'hai detto più di una volta, qui c'è la rinuncia al proprio magistero. Quando io ti rilancio, certo. Rilancio alla tua coscienza e a questo punto mi spiegami perché solo gli atei e gli altri perché no, se siamo tutti uguali. Allora tu stai rinunciando ad essere interprete della realtà, allora qui c'è qualcosa che non torna, o perlomeno torna tutto invece, torna tutto, perché noi dobbiamo conoscere la storia, e conoscendo la storia di cui io ho raccontato, leggendolo da questa rivista, una minima parte... Capiamo perfettamente dove vuole parare questa gente e dove arriverà, ma peggio per loro, sono loro che si suicidano, non gli altri. Noi la nostra posizione l'abbiamo avuta, continuiamo ad averla e voglio leggere sempre da questo libro, che è di interesse estremo, una frase proprio di un grande intellettuale morto da tempo, che si chiamava Brewers, e dei quali Antonio Brewers, della Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon, dove dice: il dottor Scherer riteneva di poter spiegare quasi tutti i fenomeni metapsicici sulla base dell'elettricità. A me mi basta questa frase per capire che quello era un pazzo. Era un pazzo. Perché uno che pensa di risolvere tutti i fenomeni metapsichici sulla base dell'elettricità è un pazzo. Allora, è lo stesso discorso che io faccio a questo Papa. Credi di risolvere i problemi della Chiesa trovando un accordo sulla base di un compromesso che ti taglia i coglioni? Beh, sono affari tuoi, ti dico. Peggio per te. Capito? Non me lo venire a dire a me, che tanto io lo so già che sei su una strada sbagliata. Una strada della particolarità, del particolarismo, dell'individuazione dottrinaria che non è più una visione completa e complessa del cosmo come quella che sta riemergendo
già da lungo tempo e che tu ovviamente vai abusando, perché tu hai abusivamente assunto il nome di Francesco facendo credere che ti vuoi rifare a Francesco, il quale Francesco era esattamente il contrario di quello che vai dicendo tu, capito? Perché è anche una questione di posizione, chiaro, no? Io posso anche essere relativista, io posso anche dire difendi la tua interiorità difendendo la tua visione morale del tuo io, ma io lo posso dire, non lui, perché lui abdica alla sua funzione, che è quella del magistero. Ma va bene, una chiave di lettura noi l'abbiamo data. Hai altro da aggiungere, magnifico lettore? Ma assolutamente no, non è una chiave di lettura, mio caro. È una semplice, come diceva De Sica, è una semplice constatazione. Una semplice constatazione. No, ripeto, io ho trovato la necessità di chiamarti proprio perché Roberto Mandel, l'universo razionale. Allora, ad esempio, questa è una visione razionale e razionalista dell'universo. L'universo è pervaso di razionalità. A me piace quello che scrive questo autore, perché è un autore che ha delle idee molto, molto sue, personali, però ha una visione unitaria che potrei anche assimilare a quella di Giordano Bruno dell'universo. Tant'è vero che lui cita una frase di Rémy de Gourmont che mi piace: sapere ciò che tutti sanno non è sapere. Il sapere comincia là dove ha inizio ciò che tutti ignorano. Perciò la vera scienza si trova oltre la scienza. Sarebbe bene che il Papa attuale leggesse questa frase invece di cincischiare su altre questioni, capito? Sì, no, ma concordo, per tornare alla frase iniziale che hai detto tu, probabilmente queste, sia la lettera che ha fatto Eugenio Scalfari, sia la risposta che ha dato Papa Bergoglio Francesco, sono state concordate, quasi a dire questi due mondi si parlano e questo è il linguaggio e andiamo verso il relativismo, insomma, perché sennò... Ma lui poteva dire quello che hanno detto tanti altri papi, quello volevo dire, tanti altri che o altri uomini veramente di fede, sempre nell'ambito del cattolicesimo, i quali hanno rispettato il tormento per loro, la separateismo si intende non credere a Yahweh, guarda, è proprio, c'è una cosa, io poi sono devoto al dio Priapo, quindi vabbè, poi mi vengono a dire che devo credere a un dio che si chiama Yahweh, guarda, francamente non ci starò mai, però capisco perfettamente questo dramma interiore di tante persone che non riescono a trovare la fede, giusto? Mi ricordo una frase di Indro Montanelli, mi pare, in questo senso. Momento... Mi ricordo il bellissimo film con un grande attore francese, Pierre Frenet, lo spretato, dove si vede questo che si era spretato perché era entrato in crisi, ma nel momento in cui poi alla fine deve dare l'estrema unzione alla persona, gliel'ha dato, sai che i preti possono dare l'estrema unzione anche se sono spretati. E anche lì siamo sempre là. Siamo sempre a livello di certi compromessi intrinseci, ma comunque non entriamo nel merito. Allora, ci sono delle persone che, essendo diventati atei, vivono un loro dramma esistenziale, per cui la mano tesa del prete che gli dice capisco la tua sofferenza, la capisco perfettamente, è giusto, capisco la tua sofferenza e ti conforto nella tua sofferenza. Questa è una logica che io capisco e posso accettare lui. Invece no, quello dice mi sta bene che tu sei ateo e che tu non credi in Dio. Allora questo si chiama relativismo culturale, relativismo religioso. Per chiudere, siccome stiamo vivendo un'epoca in cui c'è la dissoluzione di ogni riferimento,
no? Bravissimo. Sentire un Papa che aiuta questo processo di dissoluzione, dicendo fai come ti senti che va bene, è chiaro che insomma ti destabilizza, perché vedi che la Chiesa è ovvio. Che la Chiesa lo dicesse in un contesto in cui lo dice ai suoi fedeli, che ha però ha indottrinato e ha detto questo è bene e questo è male, non rubare, non dire falsa testimonianza, eccetera eccetera, ha un significato. Che lui si rivolga quasi urbi e torbi agli atei, ma lo devi scordare, è grave per tutto quello che già ci siamo detti. Bene, se non hai altro. Ah no, sì, guarda, vedi questo. International Society of Neuropsychology. È sempre nell'ambito di una visione, qual è quella che noi intendiamo sottolineare. Ma c'è un'altra frase che leggo sempre in questo libro del dottor Roberto Mandel che mi è piaciuta. Poiché tutto si trasforma, ed è vero, nell'infinito, tranne l'infinito stesso, nulla è sempiterno. Ciascuno di noi visse la proprietà fiorita dei sogni primi, delle illusioni facili, dei vani ardori impazienti, e non gli resta che rammemorarla. Per noi si trattò di qualche anno, nei cieli i giorni durano millenni, ma tant'è, anche gli astri, come gli animali e le piante, attraversano fatalmente tutti gli stadi della loro vita. Le rosse stelle adolescenti nel divenir giovani si trasformano in grandi globi caldissimi e altrettanto luminosi azzurri o candidi quali Sirio e la Vega. La terza stagione dei soli, l'età matura è quella in cui si trova oggi Febo, giallo e di media grandezza. Cosa significa? Che ciò che è in alto è anche ciò che è in basso, come ha sempre insegnato la cultura tradizionale di cui è espressione il pensiero pitagorico. E con questo, e con le sue derivazioni che sono nell'alchimia e in tutto il resto. E con questo, per concludere sempre, che noi comprendiamo lo strazio esistenziale, personalistico e personale di una persona, ma non potremo mai capire un messaggio relativistico da uno che invece dovrebbe fare la funzione di uno che deve tracciare la via per i propri seguaci. Significa che rinuncia ad avere i seguaci. Peggio per lui. Per noi non ce ne può fregare di meno. Non mi preoccupa affatto. Buona sovranità. Altrettanto a te.